Una nuova clip ospiti di Ninfio Motori. Benvenuti a tutti gli appassionati di motociclismo con Starbikes che parte dalla campagna, ma in realtà arriva un po' in tutto il mondo, perché a parte gli italiani, ma ci sono tanti motociclisti anche stranieri che seguono i nostri contenuti e sono molto contento. Allora, siamo ospiti del canale di Ninfio Motori perché in questo momento di contingenza manca molto il nuovo. Si parla, no, che i concessionari sono a volte sprovvisti delle moto che purtroppo i motociclisti desiderano, e quindi c'è da puntare anche sull'usato, e qui da Ninfio Motori c'è una vastissima scelta. Io sono ancora una volta qui per provare anche la qualità delle offerte, no, di questo importantissimo store, che praticamente è tra i più grandi in Italia. Ogni volta ci sono a disposizione circa 100 moto in tutti i segmenti, quindi andiamo a raggiungere Nino Fiore, il boss delle moto, e vediamo che moto ci attende questa settimana da provare. Ed eccoci qua con Nino Fiore. Ciao Nino! Cari amici, buongiorno e bentornati, caro Lello. È sempre un piacere averti, un grande saluto a tutti i nostri amici di Starbikers. Oggi giornata piacere di inizio testo. Grazie. Piacere mio. E vedo già qualcosa di molto interessante. Yamaha Tracer 900, insomma, continuiamo sulle medie cilindrate. Ma vanno bene, domanda, queste medie cilindrate? Per me sono le mie preferite. Ma sì, perché alla fine sono moto che accontentano tutti i palati, tutti i gusti, poi soprattutto la Tracer 900, questo motore bellissimo, 115 cavalli, due mappe, controllo di trazione, insomma ci si può divertire e fare turismo in larga in scala. In sicurezza, sì. In larga scala potete veramente girare l'Europa. Sì. Forse Yamaha non è rifinita come BMW e Ducati, sicuramente, però Lello, questa ti dà un prodotto che non ha nulla da invidiare alle sorelle Multistrada 950, BMW F850 GS, assolutamente, sì. Quindi veramente una moto che potete fare tantissimo, per una moto che ha un successo commerciale davvero elevato. Queste moto vanno a ruba, certo, ogni talvolta che le prendiamo, sia nella versione base però accessoriata come questa, o nella versione GT. Tracer 900 è diventato un vero must. Però diciamolo subito che tu qui l'hai in realtà a disposizione con tutto il kit di valigie. Adesso non la vedete, abbiamo smontato tutto, insomma, per permetterti un viaggio più semplice, insomma, sì. Ma è super accessoriata. Prima di augurarti un buon test, caro Lello, voglio sempre ricordare a tutti i nostri amici di iscriversi al canale, mettere la campanellina, il nostro canale YouTube Ninfio Motori, dove ci sono tutti i test di tutte le moto col grande Lello Vaccaro e del WR. Instagram, Facebook, il sito internet ninfiomotori.com sono aggiornati quotidianamente. Cioè, non potete non trovare Ninfio Motori. Anche WhatsApp, siamo operativi H24, il boss delle moto, Lello Vaccaro. Grazie mille, buon Ninfio test. Grazie a te, grazie. Divertiti a te. E facci divertire. Ciao! Noi siamo Ninfio Motori. Abbiamo il parco moto usate tra i più grandi del centro-sud Italia. Selezioniamo le migliori moto per offrirti solo il meglio. Se non ci credi, guarda i Ninfio test. Vi ho fatto già vedere un po' di intro, vi ho già svelato dove saremo per questo Ninfio test dedicato a Yamaha Tracer 900 versione base, perché vi ricordo che c'è anche la GT, però come abbiamo detto con Nino Fiore, questa moto, ma lo vedrete anche sul sito di ninfiomotori.com, ha la possibilità, anzi ha già in dotazione tutto il kit di valigie. Non abbiamo ancora parlato di questo motore CP3, 3 cilindri, 847 centimetri cubici, è arrivato nel 2013 sulla prima MT-09 e da lì poi non si è mai fermata. L'evoluzione intorno a questo propulsore rivoluzionario, se andate a spulciare troverete tantissime caratteristiche inedite per un motore. Innanzitutto bisogna sapere che Yamaha ha importato un po' di tecnologia per questo motore dalle moto da cross, e infatti, come avviene sulle 450, le YZ 450, gli iniettori sono posti all'interno del cilindro in una posizione molto favorevole, credo in basso, in modo da
far arrivare subito la miscela di benzina e aria in prossimità dell'accensione, in modo da avere un bello scoppio di tutta la miscela per migliorare ovviamente il rendimento. Ma la tecnologia investe anche la struttura dei componenti con materiali pregiatissimi con cui sono stati realizzati biella, pistone, cilindro. 115 sono i cavalli per una moto con circa 15.000 km che Nino Fiore e Nino Fiore Motori offrono veramente per un prezzo molto interessante, considerando che la moto ha innanzitutto due mappe più la standard. Una riduce la risposta al comando gas per le condizioni di asfalto, insomma, più critico, e l'altra invece la A, che apre concettualmente tutto e ci dà subito ciò che ci serve quando giriamo la manopola del gas. Io adesso in città sto utilizzando questa mappa morbida, e considerando anche che ci sono due livelli di controllo trazione che può essere anche disabilitato, grazie sempre a Nino Fiore e la sua Ninfio Motori che ci dà la possibilità di provare questa splendida Yamaha Tracer 900, di cui abbiamo già visto il comportamento in autostrada, ma in realtà poi una moto di questa caratura con queste quote in autostrada trova terreno facile. E io sono già con la mappa A, quella aperta per intenderci. Ho piazzato anche la mia Insta 360. Qualcuno mi ha detto: ma figo quel drone che ti segue. No ragazzi, in realtà è questa camera. Perché stiamo svolgendo, vi ricordo, il Ninfio Test dedicato a Yamaha Tracer 900 anno 2019. A tal proposito vi invito ancora una volta, come ha fatto anche Nino, a iscrivervi al canale di Ninfio Motori su YouTube, mettere un like anche a questa clip e, dicevo, iscrivervi e magari anche accendere il campanellino per le notifiche. Adesso è arrivato il momento anche di capire il misto stretto. Beh, come vi ho detto, questo è un motore che io conosco benissimo, avendo posseduto la XSR 900, tanta coppia. Adesso sono in seconda, ma in realtà questi tornanti si fanno anche di terza e di quarta. Io cerco di farvi sentire un po' il motore, perché se poi alzo marcia siamo un po' più muti con il sound di questo 3 cilindri, che è unico qui, con uno scarico adeguato. C'è da divertirsi, va di lade di gas. Sarebbe stato bene un bel quick shifter, ma in realtà è sulle versioni successive, una moto che veramente soddisfa un po' gli animi e le esigenze di tutti, chi viaggia, chi usa la moto tutti i giorni per andare a lavorare, chi accompagna il figlio a scuola, e poi con le valigie della versione GT di serie. Ma questa moto di Ninfio Motori è già equipaggiata con un bel kit, compreso il baule, anzi il baule, si dice il baule, le sospensioni tarate per il pilota precedente. A me piace averla un po' più dura la sospensione, ma non fa niente, ci accontentiamo di questo setting, perché comunque va più che bene per svolgere questi ultimi chilometri salendo sul Monte Faito. Andiamoci a prendere un po' di fresco, perché è arrivata comunque forse anche già un tocco di estate, finalmente direi. È stato veramente un inverno lunghissimo. Che bello, non ci sono vibrazioni, sento il motore che urla più non posso. La metto dove voglio con tanta precisione. Per non parlare di cambi di direzione, ovviamente sfruttato sulla MT-09 dà più gusto questo motore, però, che abbiamo magari più controllo sull'anteriore, ma devo dire che la Tracer 900 si difende benissimo con le armi a sua disposizione. Fantastico. Ebbene, ci tocca riscendere dal Faito per tornare alla base. Anzi, sai io che faccio? Mi faccio un altro giro, in realtà arrivo giù e poi risalgo, perché è stata veramente un'altra bella giornata grazie a Ninfio Motori. Anzi, in realtà manca la pagella,
il boss, ma soprattutto Massimo Cirillo di Ninfio Motori ci tengono molto affinché io realizzi la mia pagella. Iniziamo con l'estetica della Tracer 900 anno 2019, che merita un 7. È ben disegnato il frontale, ma il resto della moto è soprattutto funzionale, con rifiniture poco ricercate. Motore 8 spinge sempre e bene, nessun vuoto, è ben progressivo, si sente che potrebbe dare molto di più. Freni 7 ben proporzionati e con il mordente giusto. Guidabilità 8, l'inserimento a bordo è perfetto, avremmo preferito solo una sella più comoda. Sound 8, il 3 in 1 regala un tipo di suono inedito, che già con lo scarico di serie è molto godibile. Prezzo 7, i prodotti Yamaha hanno sempre una richiesta superiore ai concorrenti e analizzando alcuni aspetti è anche giusto. E adesso siamo proprio in chiusura, ma io prima di salutarvi voglio veramente ancora una volta invitarvi a mettere un like a questa clip sul canale YouTube di Ninfio Motori. Iscrivetevi anche al canale con il campanellino per le notifiche, ma vi aspetto anche sul canale YouTube di Starbikers, cercateci Starbikers Video, ma sia Ninfio Motori che Starbikers li trovate anche sui social, Facebook, Instagram soprattutto, e poi ci sono i siti ninfiomotori.com e starbikers.it. è proprio tutto, vi aspetto alla prossima, ciao, buona moto a tutti.